e avanti con Maria. Carissimi fiori, questa è la 15ª puntata di questo nostro, direi, avvincente cammino di meditazione, di riflessione attraverso il libro dell'Apocalisse col commento che ho fatto in questo libro qui dal titolo La Sinfonia dell'Agnello, commento al libro dell'Apocalisse appunto di San Giovanni Apostolo. Lo potete sempre chiedere su Radio Domina. Ho voluto nel frontespizio mettere sullo sfondo proprio l'immagine che evoca la croce di Cristo, Alfa e Omega, come Gesù si definisce nell'Apocalisse. Prima di vedere subito la lettura del capitolo 7 e la sua interpretazione, volevo dirvi che il proverbio dice non c'è due senza tre. Cioè, voi sapete che nelle settimane scorse la TV nazionale, nella fattispecie Mediaset, Rete 4, ha mandato in onda una domenica sera, erano venuti i giornalisti qui ad assediarmi e non hanno ottenuto quello che volevano, comunque sono riusciti ugualmente, mentre hanno oscurato i volti degli altri preti detti Novax, di me invece hanno mostrato il volto e hanno detto che sono prete Novax. Ora, a tutti voi risulta, questo dice a quale grado è arrivata l'Italia, va bene? Questo dice il sottoscritto Don Minutella e anche qui in Italia a esprimere a quale livello è pervenuta la nazione italiana. Non c'è verso di dire che non ho mai detto di non fare il vaccino. E ho detto un'altra cosa, che non trovo comprensibile che si chiudano le porte a più di 10 milioni, perché sono sempre di più, certamente di più, di cattolici italiani che non fanno il vaccino e che non potranno entrare in chiesa. Ma questa è una questione di tipo pastorale, no? No, non c'è verso. Siamo diventati come le scimmie. Questa è la TV ormai. Urlano, gridano, si toccano il ciuffo e si grattano le ascelle fra non molto. In Italia è divenuta il pianeta delle scimmie. Non c'è verso. Non c'è verso. E poi Rai 3, sabato scorso, ed è 2, di nuovo la storia del Don Minutella no vax. Non ho mai detto di non fare il vaccino. Possono cercare a destra e a manca, non l'ho mai detto. E quindi se non l'ho mai detto, non sono un prete novax. Ma è comodo e serve ai poteri forti riuscire a tutti i costi, pur essendo disonesti, di dimostrare che Don Minutella è prete novax. Ecco, siccome non c'è due senza tre, questa sera, così non arriviamo ai numeri di sempre, alle 21:20, proprio adesso, va in onda su Rai 3 un programma, mi pare che si chiami Carta Bianca, dove per la terza volta mi hanno riferito, non so se è così, senza che io possa intervenire, senza che io possa spiegare le mie ragioni, che grazie a Dio spiego su Radio Domina, per la terza volta sarò fatto passare come prete novax, pur non essendolo. Lo scopo qual è? Convincere l'opinione pubblica che Don Minutella è novax, così quando dopo domani Draghi firmerà la legge di censura dei canali di comunicazione novax, Don Minutella deve essere tra i primi a essere eliminato. Radio Domina Nostra, novax. Non c'è verso, perché è il pianeta delle scimmie. Questi non sono più persone umane, si sono disumanizzati, transumanizzati, non c'è più umanità. E che caspita, almeno Nerone ai cristiani che mandava a morte dava la possibilità di ricredersi. Qui invece comandano loro e gridano, urlano. Nelle trasmissioni lo vedete come si arrabbiano contro i novax, contro quelli che non sono d'accordo, contro quelli che... Allora, se io avessi detto anche una sola volta non fate il vaccino nella fattispecie riguardante il coronavirus, avrebbero al limite, diciamo, ragione, se vogliono. Ma io non l'ho mai detto. E il problema per loro è che dico la verità sul conto di Bergoglio, che non è il Papa, e questo interessa anche i potenti che stanno nei palazzi del potere, perché sono tutti una cricchia del nuovo ordine mondiale. Questo loro non possono smentire. E allora mi attaccano sul novax. Io non sono mai stato novax. Ho gente, figli spirituali, che hanno fatto il vaccino e io li seguo, li faccio venire, siete tutti qui testimoni.
ma non c'è niente da fare. Il pianeta, l'Italia è divenuto il pianeta delle scimmie. Così voi vedete Rai 3, Rete 4, tutti questi canali, no? Che parlano del vaccino, e c'è qualcuno che accetta di fare la vittima perché va lì ragionevolmente a esprimere i propri punti di vista. Così sembra. Non lo so se siete d'accordo. Il pianeta delle scimmie. Allora, di nuovo, non c'è due senza tre, ve l'avevo detto, se vi ricordate io ve l'avevo detto che sono sotto, di nuovo sotto mira, e si vede che pregate poco per me, evidentemente, si vede che pregate poco per me perché io sono di nuovo sotto mira, tra le altre cose, fiori cari, e beh, certo, mi dicono lasciali stare, Don, va bene, allora, perché Don Minutella cos'è? Un oggetto, è un pupazzo oppure uno di quelli che si mettono sul frigorifero, come si chiamano, quelle cose lì, le calamite, cos'è Domino? Non è un essere umano, non è un cittadino italiano che merita rispetto. Lasciamo stare le due scomuniche indegne di Bergoglio e di tutti i paladini della falsità e della menzogna, ma non posso accettare che anche lo Stato mi venga addosso adesso. Io non sono Novax, non è giusto. Si sta perpetrando con una violenza inaudita un attacco al sottoscritto, perché poi gli altri preti li oscurano in volto. Appena è Don Minutella lo mostra, allora capisci bene che tutto il programma, scusate, ma io lo penso, è tutto volto ad attaccare me. Perché? Perché così quando Draghi o chi per lui firmerà la legge, a quanto pare discussa in Parlamento, che Bergoglio ha caldeggiato, ci mancherebbe altro, Bergoglio ha chiesto di chiudere, lui che è il Papa del dialogo, si vede proprio, no? È continuamente il Papa del dialogo, e lui ha chiesto di intervenire su questi social che spargono fango, spargono veleno, è certo, così loro possono i loro signori comandare come vogliono, e mi congratulo con figure come Padre Livio che vedono tutto questo e continuano a far finta di nulla, vabbè, pazienza, ma quello che volevo dire è che quando firmeranno poi il decreto, probabilmente molto presto, il primo canale che devono distruggere è Radio Domina, ma lo distruggeranno ingiustificatamente, perché io non ho mai detto, quindi può darsi che mi rivolgerò a un'equipe di avvocati e li denuncio, li querelo, perché questa è diffamazione per conto programmi televisivi, è falsa, è diffamazione, quindi è falsità, perché io non ho mai detto, non sono mai stato un prete Novax, ho sempre detto non è la mia missione, non è il mio scopo, Dio mi manda per altro, avete capito? Devono a tutti i costi, vi ricordate 4 anni fa come a tutti i costi dovevo passare per il prete pazzo? Io dovevo passare per il prete matto, ci sono riusciti? No, ora di nuovo in cooperation, prima il Rai 1 e Italia 1, ora Rai 3 e Rete 4, non so, io temo che Rai 2 ci rimanga male. Ma vuoi vedere che prima o poi Rai 2 fa un bel servizio, dice ne la volete smettere, questo qui non è un prete Novax, gli si può addebitare tutto quello che vogliamo, ma se vogliamo non essere scimmie e vogliamo essere degni del nome di persone umane, che quindi hanno un sussulto di dignità e di decoro, ma questi non ce l'hanno, dovrebbero poter dire, no, un momento, possiamo attaccarlo sul conto del fatto che dice che Bergoglio non è il Papa, ce l'ha con Bergoglio perché questo dicono, eccetera, non è che vanno a guardare le ragioni, ma non possiamo dire che è Novax, perché non è vero. E queste le redazioni lo sanno, ma siccome sta tornando utile, più che mai, perché Don Minutella è il nemico numero uno, intendiamoci, i numeri sono strabilianti ogni giorno, crescono, e quando sembrava che mi avessero ucciso sono la Rabbia Fenice, io spunto di nuovo come Aladino dalla lampada, no, abracadabra, capito, e spunta lo spirito di Don Minutella, quindi ci tenevo a dirlo che appunto c'è in cooperation con questa trasmissione sull'Apocalisse c'è questo terzo tentativo di diffamazione, di discredito indegno, di offesa alla mia dignità di cittadino italiano, perché io non ho mai detto di non fare il vaccino, ho sempre sostenuto altre tesi parallele, ma questo non lo faccio solo io. Massimo Cacciari è vaccinato, eppure anche lui. Perché non parlano di Massimo Cacciari?
perché Don Minutella deve essere distrutto. Bene, detto tutto questo, vi chiedo di pregare per me. Adesso andiamo al capitolo settimo, in questa quindicesima puntata dell'Apocalisse. Dunque, la volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo finito di vedere i primi sei sigilli. Il settimo è molto strano, come vedremo nel capitolo ottavo. E vi ricordate che l'Apocalisse procede per scansioni, cioè c'è una trilogia di sette nari, i sette sigilli, le sette trombe e le sette coppe. Attraverso questo ternario si diciamo manifesta la ira di Dio per gli abitanti della terra. Gli abitanti della terra. Ecco. Allora, noi abbiamo visto i primi sei sigilli. Ci ha colpito molto, come penso, se siete d'accordo, il quinto dei martiri, vi ricordate? Però poi anche il sesto, il sole che si oscura. Vedete che c'è un crescendo che coinvolge il cosmo, però noi sul mio libro ci muoviamo con un'interpretazione anche un po' simbolica, supportati dai padri della Chiesa, per cui il sole, vi ricordate che dicevo che il sole che si oscura indica senza dubbio qualcosa di cosmico che accadrà, mi riferisco ai tre giorni di buio, ma con ogni evidenza riguarda soprattutto l'apostasia della fede. L'apostasia della fede, perché la fede è luce, è sole che riscalda. Ecco, ecco. Allora, poi dopo che vengono articolati i sei sigilli, prima di passare al settimo sigillo, ma Giovanni ci ha abituato già a questo, vero? E quelli che si chiamano colpi di scena, noi lo diciamo in termini nostri per indicare passaggi bruschi, in realtà è una terminologia cinematografica, cioè un passaggio di scena improvviso, un colpo di scena, cioè quando ti aspetti che deve arrivare il settimo sigillo perché in sequenza sono raccontati i primi sei, in realtà Giovanni lascia in sospeso il settimo sigillo che chiude il primo il primo dei tre settenari e parlerà del settimo sigillo nel capitolo ottavo. Invece nel capitolo settimo c'è la prima visione escatologica, i famosissimi e problematici, quanto mai problematici, 144.000, nei quali non c'è nessuno di Rai 3, pensate, nonostante la carta bianca, che poi carta bianca, vista la qualità del programma, vabbè, lasciamo bene. Allora, leggiamo il capitolo settimo. Dunque, prima leggiamolo. Dunque, Giovanni dice, dopo ciò, quindi dopo dopo i primi sei sigilli, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti. Vedete che il linguaggio si fa sempre più effettivamente misterioso, no? Difficile, perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. Vidi poi un altro angelo, versetto 2, che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra né il mare né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Allora, il tema del capitolo settimo è escatologico, riguarda prima che fra un paio di capitoli venga il marchio della bestia, riguarda il sigillo del Dio vivente. È tutto uno scontro tra queste due cose. Karagma in greco è il marchio della bestia sulla fronte e sulla mano. Karagma, sfragis è il sigillo del Dio vivente. Si gioca tutto lì. Si gioca tutto lì. Nessuno sarà privo o dell'uno o dell'altro. O avrà il karagma, cioè questo marchio della bestia, che può essere, che ne so io, lo vedremo a suo tempo, il microchip, ma non è ancora il momento di parlarne. Ma invece lo sfragis è il sigillo del Dio vivente. Adesso voi giustamente penso vi starete già chiedendo che cos'è questo sfragis, qual è questo sigillo del Dio vivente. Se uno ci pensa subito, immediatamente uno pensa al battesimo, no? Il dono del battesimo, ma lo vedremo. Allora dice questo angelo che proviene da Oriente ai quattro angeli: non devastate nulla,
Ci sono già stati i primi segni col sesto sigillo, ma non devastate nulla, perché prima dobbiamo finire di porre il sigillo sugli eletti. E qui Giovanni, al versetto 4 seguenti, dà contezza di uno dei passaggi più famosi dell'Apocalisse. Dice: poi udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. E lì l'attenzione già dai padri della Chiesa, nel Medioevo e fino ai nostri giorni, vedremo i testimoni di Geova, anche molte comunità evangeliche hanno un'interpretazione fondamentalista e letterale del testo sacro, e quindi dicono, ma a quel punto sarebbe veramente drammatico, tragico, direi per tutti noi, che effettivamente quelli che sono sigillati, che hanno il sigillo del Dio vivente, sarebbero solo e soltanto, è il caso di dire solo e soltanto 144.000, allora non fa così, scusate, è stato un piacere, no, perché poi invece il caragma, cioè il marchio che la bestia dell'anticristo impone a tutti, piccoli e grandi, riguarda praticamente quasi tutta l'umanità, i conti non tornano. E Giovanni elenca dalla tribù di Giuda, dalla tribù di Ruben, dalla tribù di Gad, ad ogni tribù delle 12 attribuisce 12.000 sigillati, 12.000 che portano il sigillo. L'attenzione si concentra su questi 144.000 segnati col sigillo, ecco un altro colpo di scena straordinario, Giovanni. Dopo ciò apparve una moltitudine immensa. E qui gli studiosi si scervellano, gli fuma il cervello. Vi dico che è capitato anche a me, perché non è facile. Sono lo stesso Cetus. Se, cioè, questa folla immensa che adesso Giovanni vede, che ora sentiremo, è la stessa dei 144.000 o sono due cose diverse? Ma prima ascoltiamo. Dopo aver visto i 144.000 della tribù di Israele, 12.000 per ogni tribù, dice: apparve una moltitudine immensa. Provate a immaginarvi la scena, è veramente l'escatone, è proprio l'atto finale, direbbe von Balthasar, che nessuno poteva contare. Di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Come notate, stride un po' con l'affermazione precedente, perché nell'affermazione precedente dice che quelli che sono sigillati, che hanno il sigillo del Dio vivente, sono 144.000. È letterale o simbolico, perché come potete capire già da subito è simbolico, comunque sì, ha detto 144.000. Invece adesso vede anche un'altra moltitudine immensa, dice: questa non si può contare. Ed è un'apertura universalistica. Guardate, la religione cristiana ha questo di grande. In particolar modo il cattolicesimo romano, che ha avuto sempre questa spinta missionaria, vero? In periodi anche aurei come il XIII, il XVI secolo e anche il XIX secolo, 1200, 1500, 1800, rispettivamente in Asia, in America Latina poi, anche America del Nord, e nel XIX secolo particolarmente in Africa, portare a tutti i popoli, a tutte le razze, a tutte le lingue il Vangelo. Questo è meraviglioso, perché risponde, se Bergoglio permette, vicario di Satana, se il vicario di Satana permette, Gesù nel Vangelo ha detto: andate e portate il Vangelo a tutti i popoli della terra. E quindi senza questa spinta e apertura universale, di fatto, sapete, vorrei dirvi una cosa, io non me la sono sentita scrivere nel mio libro, per me uno dei segni che il Kyrios, che il Signore sta per tornare, volete sapere per me qual è? Uno, perché ce ne sono diversi. Ocri, sapete quando arriva il caldo perché soffia lo scirocco? E come non sapete interpretare i segni? Quindi Gesù ci invita a sapere interpretare i segni dei tempi. Allora io vi dico, il continente che più di tutti resta apparentemente impermeabile al messaggio evangelico qual è? L'Asia, no? L'Asia è il minor numero di cristiani rispetto al mondo intero, eppure è il continente più abitato. Se voi pensate che la Cina e l'India, la Cina e l'India insieme fanno 2/3 dell'umanità, vi rendete conto? Cioè in India c'è più di 1 miliardo di abitanti e i cristiani sono al lumicino. E lo stesso in Cina, non parliamo del Giappone, 110 milioni di abitanti e i cristiani sono neanche un paio di... ma non ci arrivano un paio di... ma neanche, forse neanche 1 milione, capito?
Allora per me uno dei segni sarà quello che improvvisamente il sangue dei martiri, perché sembra sciupato finora, no? I martiri di ieri, i martiri di oggi, l'annuncio della fede, la sofferenza dei cristiani di quelle terre produrrà per me una improvvisa primavera, come si è avuta in America Latina, in Africa, si avrà anche in Cina e in Asia. Il drago non è destinato a rimanere per sempre, ha i piedi d'argilla, perché già è un sistema, quello comunista di Pechino, con una economia capitalista. E quindi già questa è un'anomalia, no? Cioè è un regime che va avanti con i principi del più rigoroso comunismo ideologico e che però galoppa le borse del mondo intero, capito, e adopera i criteri finanziari del più rigoroso capitalismo. Lì il drago rosso della Cina avanza con il più rigoroso comunismo e il più rigoroso capitalismo. Prima o poi questa schizofrenia produrrà i suoi effetti. Ma adesso Giovanni vede che accanto ai 144.000 ci sono anche c'è questa moltitudine immensa. Giovanni dice non si possono contare e provengono da tutte le parti, questo è meraviglioso, razza, popolo, nazione e lingua, tutti, adesso li descrive Giovanni, e c'è un'immagine che deve presentarsi più che ai nostri occhi, al nostro cuore. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani e gridavano a gran voce, e tornano gli inni, la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. I poveri angeli che dovevano scatenare il putiferio sulla terra si guardano attoniti, come per dire, ma allora che famo? E allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono, i vegliardi e i quattro esseri viventi, tutto il paradiso, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono, di nuovo proskynesis in greco. Il cielo è questo, quindi bisogna che ci curiamo bene le artrosi, capito? Perché in cielo non faremo altro che buttarci di continuo a terra. È un prostrarsi dinanzi a Dio, e adorarono Dio dicendo, di nuovo un altro inno, amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazia. Sono sette attributi, sette, vedete che è tutto alla perfezione numericamente parlando. Onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli, amen. Era scenario veramente, come vi ho detto, escatologico, in pieno, siamo nel pieno, capito? Siamo al capitolo settimo. E Giovanni guarda e quindi vede i 144.000 e poi vede questa moltitudine immensa che loda e glorifica Dio e che insieme agli angeli, alla corte regale dei 24 presbiteri e dei quattro esseri viventi, tutti si prostrano ad adorare Dio lodandolo. Giovanni è in estasi, ma uno dei vegliardi lo interroga. È la prima volta che uno dei vegliardi si rivolge a Giovanni? No. Vi ricordate quando è già accaduto? Questa è la seconda volta. La prima volta è quando piangeva perché nessuno riusciva ad aprire i sette sigilli, appunto. E vi ricordate che uno dei vegliardi dice non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda. Adesso un secondo vegliardo si rivolge a Giovanni. Questa volta è lui che parla. Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono? E da dove vengono? E il povero Giovanni si sente interrogato e dice, risposi, Signore mio, tu lo sai, è lui. E adesso c'è la descrizione di chi è questa moltitudine immensa. Essi sono coloro, è famosa questa frase, che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. C'è un dover passare attraverso Rai 3 per andare in cielo. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. Hai capito? L'unica cosa che farà in paradiso è di essere addetta al servizio. Saremo inservienti. Saremo inservienti in cielo.
è colui che siede sul trono. Qui c'è la conclusione, fiori cari, quando io l'ho scritta ero in estasi, sono dovuto tornare sulla terra perché brevemente sono stato acchiappato. Me lo ricordo molto bene quando ho commentato questi ultimi versetti, guardate che meraviglia. È colui che si... non ci sono parole più belle, ha ragione Don Divo Barsotti, questo è un testo insuperabile. Von Balthasar dice siamo un registro superiore. Guardate, ascoltate, gustatevelo. È colui che siede sul trono, stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorte, neppure i giornalisti. Perché l'agnello che sta in mezzo al trono, guardate che immagine conclusiva, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio, così si conclude questo splendido capitolo settimo, alcuni esegeti dicono che è un capitolo centrale. Non so se siete d'accordo, credo di sì, mi sembra che sarete d'accordo. Si conclude così, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Si chiude il sipario su questa visione escatologica. Allora, un'ultima volta ancora, facciamo la sintesi e poi interpretiamo nel dettaglio. Dunque, dopo il sesto sigillo, non ci si aspetterebbe il settimo, e invece il sesto sigillo pone una pausa, per cui Giovanni vede quattro esseri viventi e quattro angeli che devono scatenare il putiferio sulla terra, e un angelo possente che viene da Oriente e dice fermati, prima dobbiamo scrivere, registrare il sigillo sui redenti, i 144.000, 12.000 per ogni tribù, delle 12 tribù di Israele. Dopo Giovanni vede una moltitudine immensa che sta in piedi con le vesti candide e le palme nelle mani che loda Dio insieme ai 24 vegliardi, ai quattro esseri viventi, a tutti gli angeli del cielo, si prostrano ad adorare Dio. E poi il vegliardo domanda a Giovanni, lo sai chi sono questi? No, tu lo sai, sono passati attraverso la grande tribolazione, le loro vesti sono lavate nel sangue dell'agnello, e così loro prestano servizio a Dio nel suo santuario, giorno e notte, e aggiunge, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Bene, allora vi salto, vi rimando al mio testo, il significato di chi siano questi quattro esseri angelici che dominano i venti. Vi posso solo accennare, perché sono già le 10:15, e vi posso accennare questo, c'era la teoria dei cosiddetti cosmocratores, cioè angeli che esercitano un potere sul cosmo. Ci sono gli angeli positivi, buoni, e i demoni, perché la scrittura dice che furono precipitati sulla terra, lo dice l'Apocalisse, no? Allora ci sono angeli deputati al governo soprattutto dei quattro elementi fondamentali, aria, acqua, terra, fuoco. Capito? Per questo bisognerebbe pregare sempre, dice Don Dolindo Rotolo, gli angeli. Io ho citato qui l'Opus Angelorum di Gabriele Bitterlich, che parla proprio di angeli presenti dappertutto che governano il pianeta. Oggi questa visione nella società tecnocratica è del tutto censurata, ma possiamo tenerla presente anche perché è stata confermata, gli angeli ci governano, capito? Lo diciamo anche nell'angelo di Dio, illumina, custodisci, reggi, governa me. L'angelo custode governa ognuno di noi, ma poi ci sono angeli che governano i fenomeni del cosmo e Dio stabilisce quando devono lasciarsi andare. E compaiono questi 144.000, è uno dei temi più noti dell'Apocalisse, probabilmente a causa, scrivo a pagina 144, della divulgazione fondamentalista di alcune sette pentecostali e di recente formazione, per esempio i Testimoni di Geova, per le quali, sette, la numerazione è letterale, cioè si salveranno solo 144.000. Allora, intanto ora siamo 7 miliardi e passa sul pianeta, 7 miliardi di esseri umani siamo sul pianeta. Adesso, ma quanti ce ne sono stati da Adamo ed Eva ad ora?
Pensare che se ne salvino 144.000, fio i cari, le gens sont fait. Infatti scrivo, così ogni speranza è realmente perduta. Chi si salva veramente? Se si pensa che, e questo l'ho scritto, il bilancio è del tutto scoraggiante, invece, attenti bene, proprio sullo sfondo di quello che Fondaltasar chiama aritmetica celeste, questi 144.000 parlano del numero simbolico più suggestivo, perché in una linea interpretativa ininterrotta dai padri della Chiesa fino ad oggi, esso si ottiene dal prodotto di 12 per 12. 12 per 12 fa 144. Quali sono queste due 12, due volte 12? Le 12 tribù di Israele, dunque tutti i giusti e i santi dell'Antico Testamento, e i 12 del Nuovo Testamento, quindi tutti i giusti e i santi dalla Pentecoste fino alla Parusia. Ecco, realmente ciò che sul piano letterale potrebbe veramente scoraggiare, solo 144.000, ci verrebbe da dire come gli apostoli, ma allora chi si salva? Vi ricordate? Gesù risponde, impossibile agli uomini, ma a Dio nulla è impossibile. Invece con una lettura di tipo simbolico apre varchi di enorme fiducia in Dio. I redenti sono la maggioranza. Mi sono assunto questa responsabilità. Questa frase andrebbe poi, come si dice, questo l'ha detto Don Minutella, si assume un'enorme responsabilità. Pensavate l'avesse detto qualcun altro? No, l'ho scritto io, questo libro l'ho scritto io. Allora, per me i redenti, i salvati, saranno la maggioranza. Sant'Agostino ha parlato di massa dannata, vi ricordate, l'abbiamo citato altre volte. E dobbiamo credere però che il corteo di quelli che portano il sigillo di Dio è altrettanto enorme. Scrive Don Divo Barsotti, i segnati sono una moltitudine sterminata. Dio, fiori cari, ricordatevelo, può andare e di fatto va ben al di là delle nostre corte vedute. Il confine tra questa visione positiva, il misericordismo è sottile. Stiamo bene attenti, non è che d'un tratto Don Minutella è diventato misericordista. Attenti, io non sto dicendo che tutti si salveranno indipendentemente dalla propria scelta, non ho detto quello. Ho detto un'altra cosa, ho detto che i salvati saranno di più dei perduti, dei dannati. Non c'è dubbio. E questo perché Dio sa andare oltre, al di là del sperimentare. Allora, vi racconto qui questo episodio, che non me lo sono sentita, se no il libro diventa una biblioteca. Però sono contento di questo libro, non so se è migliore questo o quello di Amosino alla fine, forse i Vangeli dell'infanzia. Allora stavo dicendo che una cosa importante, Dio troverà tutti i criteri per salvarci, anche quelli impensabili. Vi racconto un aneddoto realmente accaduto che altre volte ho detto. Una donna perde il marito e va dal santo curato d'Ars, afflitta. Il curato d'Ars sapeva dove si trovavano le anime dei defunti, non sempre, ma spesso sì. Questa donna si mette ad attendere il suo turno per confessarsi, perché vuole sapere dal santo curato d'Ars che fine ha fatto l'anima di suo marito, che in chiesa non ci andava, il rosario non lo diceva, era un anticlericale, è morto senza i sacramenti. Il curato d'Ars si alza dal confessionale, e fa come per cercare qualcuno, cerca proprio quella donna lì che non aveva mai visto e non aveva mai incontrato, la chiama e la fa venire con lo stupore di tutti i presenti e le dice in francese, signora, suo marito è salvo, senza che lei avesse detto nulla. Quella si sente venir meno, no? Potete immaginare, perché era andata lì perché voleva la conferma che il marito si fosse perso, suo marito è salvo. E allora lei, pensando che non fosse possibile, insisteva dicendogli, padre, ma si sbaglia, ma lui, il curato d'Ars, la folgora. Signora, mattina, presto, uscendo di casa, raccoglieva dei fiori. Non lo so, ha detto lei. Allora il santo curato, sorridendo, ha detto, buona donna, ma lei non trovava sempre dei fiori freschi di fronte al quadro della Santa Vergine di casa? E ora il santo curato avrà detto, ma questa è proprio intontita. Dice, ma sì, è vero. E chi glieli metteva? Glieli metteva suo marito.
per quel gesto che lui faceva con grande impegno quotidiano di non far mai mancare i fiorellini del campo al quadro della Madonna, si è salvato l'anima. Capito? Dio è imperscrutabile, eh? Gesù ha detto, Matteo 22,14, molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Ciò tuttavia non autorizza alcuno ad una numerazione quantitativa specifica di quanti saranno in cielo i salvati e di quanti saranno per sempre nello stagno di fuoco, cioè i dannati. Resta il conteggio finale della partita storica, il conteggio finale resta un mistero noto solo a Dio. Solo Dio conoscerà il numero esatto. Il conteggio tra i segnati dal sigillo e i marchiati dalla bestia sfugge ad ogni calcolo umano. Ma a questo punto la domanda è: ma che cos'è questo sigillo? È decisiva la domanda, e su quello si sono impegnati, cimentati gli studiosi di ogni epoca. Che cos'è veramente questo sfragis che marchia la fronte degli eletti, come il caragma, il marchio, marcherà la fronte degli abitanti della terra? Allora, attenti bene, guardate, trovo molto bello quello che dice Don Divo Barsotti. Lo paragona questo sigillo al sangue degli agnelli sugli stipiti delle porte degli ebrei al passaggio dell'angelo sterminatore, e dice che allora si tratta del Tau, che è quello che è il simbolo della croce di San Francesco d'Assisi, no? È il Tau, è la lettera greca, Tau, il segno della croce, appunto. Ugo Vanni sottolinea che bisogna che sia il lettore a fare uno sforzo personale. Lui non lo precisa, Giovanni, dice Vanni. Vanni, si chiama Giovanni, non ci avevo pensato. Ugo Vanni, non ci avevo pensato. Vanni non sottolinea mai, dice che Giovanni non dice mai qual è questo sigillo, lo fa apposta, dice Vanni, perché vuole, Giovanni, che ognuno sappia individuare e capire qual è questo sigillo. E un altro esegeta ricorda che nel mondo rurale le bestie venivano marchiate con un timbro per indicare il proprietario, così come nelle corti imperiali i documenti e le missive venivano chiusi con un sigillo regale, che ora dinanzi a Giovanni compaia un popolo di sigillati indica che essi hanno un comune proprietario. Che bello questo, che è Dio e che essi sono suo possesso eterno. E altri dicono il segno, il sigillo non è il Tau ma il chi greco, così a forma di X più o meno, che è la prima lettera della parola Christos. E che quindi rinvierebbe al battesimo. Infine altri ancora ritengono che sia l'Eucaristia. Per esempio Dondolindo Ruotolo dice il sigillo è impresso in noi per la rinnovazione del sacrificio sulla croce. Ma, a dire il vero, viene in mente quel che scrive, dico io, a tal riguardo la Beata Caterina Emmerich. Dice Emmerich, in quei giorni la fede cadrà molto in basso, e sarà, quei tempi che viviamo, no? Chi può aver dubbi ormai che sono questi tempi? Io non so chi potrebbe aver dubbi. E sarà preservata solo in alcuni posti, in poche case e in poche famiglie che Dio ha protetto dai disastri e dalle guerre. Si può rimanere ancorati al dato costante che vede nel sigillo il segno della croce. Ecco, anch'io penso quello, è il segno della croce. A me sin da piccolino mi ha colpito, anche questo non l'ho scritto, mi ha colpito che nel libro dell'Imitazione di Cristo, a un certo punto l'autore dice che comparirà nel cielo alla fine dei tempi il segno che farà vergognare gli uomini di mondo e farà esultare gli eletti. E dice che è proprio il segno della croce. Io credo sia quello. Cioè il sigillo negli eletti è proprio la croce, del resto si collega al fatto che sono passati attraverso la grande tribolazione. Nel conteggio, facciamo un altro passo in avanti, delle tribù, manca una tribù, anzi ne mancano due a dire il vero, ma una fa rumore, perché è ufficialmente una tribù di Israele, ma Giovanni non la cita, la sostituisce con un'altra. Qual è questa tribù che manca? È la tribù di Dan, D-A-N, non c'è.
È una delle 12 tribù. Se voi andate a leggere il catalogo delle 12 tribù di Israele, di figli di Giacobbe dell'Antico Testamento, vi accorgete che esiste Dan. Invece Giovanni ora non lo riporta perché già i padri della Chiesa dicevano, dalla tribù, per esempio, Sant'Ippolito di Roma, Ippolito di Roma, dalla tribù di Giuda fu generato il Cristo, Gerusalemme, Betlemme, dalla tribù di Dan sarà generato l'Anticristo. Dunque, anche altri padri come Sant'Ambrogio e Sant'Agostino confermano, Sant'Ireneo di Lione, questa convinzione. Quindi non è una cosa poi così tanto peregrina perché ha un fondamento. San Bede il Venerabile scrive che Giovanni tralascia la tribù di Dan da cui si dice che deve nascere l'Anticristo. Attenzione che quando c'è un dato unanime nei padri vuol dire che qualcosa di importante ci viene detto e noi oggi dobbiamo avere chiaro questo perché forse li stiamo vivendo quei tempi. L'Anticristo viene dalla tribù di Dan e per questo la tribù di Dan non compare nel catalogo. Ma perché Dan? Che cos'è Dan? Dan era una terra maledetta, dove si adoravano falsi idoli. Ecco Pachamama, stamattina ne parlavo, no? A Radio Domina. Cioè Dan è la tribù che per prima, la prima tribù, che ufficialmente ha sostituito l'adorazione a Yahweh, il vero Dio, con la adorazione agli idoli pagani. Allora, dicono gli studiosi, già i padri della Chiesa, Dan indica la condizione del pianeta, della terra, quando arriverà l'Anticristo, terra spesa nell'idolatria totale. Abbiamo visto oggi le immagini di Pachamama dentro San Pietro, no? Le abbiamo viste. L'idolatria. Per questo Dan è la tribù dell'Anticristo. E la tribù dell'Anticristo, volevo appunto citarvi questo. E dopo allora compare la moltitudine immensa. Sono quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione. Andatevi poi a leggere il significato specifico delle vesti bianche, per esempio, delle palme in mano. Vabbè, questo lo ci arrivate da soli. La palma indica la vittoria. San Bede il Venerabile scrive: con le palme indica il trionfo della croce e il fatto che si è vinto il mondo in Gesù Cristo. Sono quelli che hanno lottato, sofferto, no? Come dobbiamo fare noi, molti martiri. Però adesso mi interessava condurvi sulla questione decisiva di questo capitolo settimo. Ma allora, in definitiva, la domanda che forse non vi siete posta è: ma i 144.000 e la moltitudine immensa sono la stessa cosa o sono due cose diverse? Detta così, può sembrare che vi venga spontaneo voler rispondere. Guardate che non è così semplice come sembra. È una delle questioni più problematiche di tutto il libro dell'Apocalisse. Io ci ho dovuto impiegare due, vi ricordo bene, in pieno inverno dell'anno scorso, 2 settimane. Tra i trapani e i martelli pneumatici sotto casa mia, 2 settimane per risolvere questa questione qui e credo alla fine siamo fatto un'idea. Volete che adesso vi dica di che cosa si tratta? Prima, come sempre, intavoliamo la questione e poi traiamo le conclusioni. Allora la domanda è, pagina 149, esiste una differenza tra i 144.000 che sembrano comunque veramente in una posizione superiore e la folla dei redenti? Alcuni biblisti credono che non siano la stessa cosa. Perché mentre i 144.000 sono appunto numerati, e quindi questo vuol dire che c'è una posizione di riguardo, la folla resta innumerabile, dice Giovanni, una folla immensa. Tuttavia, come abbiamo detto, la numerazione 144.000 è simbolica. Così è possibile che infine corrisponda con la moltitudine immensa, perché se 144.000 è un numero indefinito, potrebbe tranquillamente far credere che allora i 144.000 sono esattamente l'immensa moltitudine che Giovanni vede. Finora mi sono spiegato. Ma allora perché ribadirlo? E perché far credere che in effetti quando leggi il testo, anche nel testo originale greco e così, forse ancora di più, emerge che non sembrano la stessa cosa?
Dunque, alcuni esegeti ritengono che i due gruppi siano la stessa cosa, dal momento che Giovanni sembra passare alla descrizione di un nuovo elemento quando in realtà sta parlando sempre dello stesso. San Cesario di Arles, per esempio, aggiunge, è un padre della Chiesa, non ha detto dopo questo ho visto un altro popolo, cioè dopo i 144.000 ho visto un altro popolo, ma ho visto il popolo, quello stesso che aveva visto nel mistero dei 144.000. Quindi per molti padri i 144.000 e la moltitudine immensa sembrano la stessa cosa, ma a me personalmente non mi risultava ancora chiaro e quindi ho continuato ad approfondire per tutti voi la questione. L'ipotesi invece che possono essere due categorie di redenti diverse per la prima volta è avanzata da Sant'Ireneo di Lione. Siamo a cavallo tra secondo e terzo secolo, quindi molto molto antico il dunque Ireneo di Lione dice che i 144.000 sono quelli che risuscitano subito dopo la morte. Adesso non vi sconvolgete, perché è un'escatologia che ci appare un po' stramba, ma erano tentativi di capire, va bene? Cioè, allora i 144.000 sono quelli che appena muoiono vanno subito con Dio, nel regno dei mille anni. Invece la moltitudine immensa è quella che si risveglierà solamente per il giudizio universale e la discesa della Nuova Gerusalemme. Cioè Sant'Ireneo ritiene che questi 144.000 siano quelli del sollevamento, famoso sollevamento degli eletti nel tempo dell'Anticristo. Una casomai conferma di questo sarebbe il fatto che si parla di sigillo e quindi tematicamente uno è portato a pensare al marchio della bestia durante il tempo dell'Anticristo, mi capite? E allora i 144.000 sarebbero quelli che vengono, sono gli eletti che sono sollevati. Abbiamo parlato e parleremo di nuovo del sollevamento degli eletti. I primi quindi vengono eletti, Sant'Agostino dice invece che è la totalità di tutti i santi. Altri padri hanno intravisto anche ancora una volta una differenza. Ma insomma, per farla breve, la tradizione nel suo insieme ha intravisto in questi 144.000 un corteo speciale in cielo. E chi sono questi 144.000 che hanno un ruolo, un posto privilegiato in cielo? I martiri. E qui ci siamo. Anche questa è la mia interpretazione. Non c'è dubbio, rassegniamoci, se casomai ci venisse voglia di provare invidia. Saremo tutti a godere della visione beatifica, questo lo insegna la Chiesa, ma non avremo tutti lo stesso Lumen Gloriae. E chi ce l'ha dopo la Madonna il Lumen Gloriae più avanzato? I martiri. Attenzione però, ma i martiri quelli veri, perché ci sono anche i martiri, i pastori che si sono sacrificati. Padre Pio piangeva infatti per quello, perché non versava il sangue, perché qui si parla di quelli che muoiono letteralmente, cioè che versano il sangue per Gesù Cristo. Allora, in un momento in cui i cristiani, provate a immaginare, sono perseguitati da Domiziano e hanno paura, Giovanni dice, un momento, guardate che quelli tra di noi che moriranno hanno un posto di rilievo, capito? È la premier class. Poi ci sono i santi pastori e le sante vergini, business class, tutti gli altri economy class, capito? Però tutti dentro lo stesso aereo. Però un conto è che sei nella premier class, bevi champagne, caviale, e hai la poltrona reclinabile, il letto, le pantofole, il bagno è sempre pulito. Un conto è che sei nella economy class e ti accontenti delle... lasciamo perdere. Allora io sono convinto, mentre Giuseppe si picchia, sono convinto che questi 144.000 siano i martiri, siano i martiri. I martiri di tutti i tempi, che senza dubbio in cielo hanno un lascia passare, un green pass speciale. E per forza, perché hanno versato il sangue. San Massimiliano Maria Kolbe è così, Santa Cecilia, Sant'Agata, Santa Lucia, la Santa Maria Goretti, capite? Joselito,
Va bene? E uno può pensare a tutti i martiri, Don Giuseppe Puglisi, cioè i santi martiri hanno un posto, mettetevelo in testa, perché indubbiamente è così, d'avanguardia in cielo. Io scrivo una posizione privilegiata rispetto a coloro che il cielo lo guadagnano, perché poi Giovanni si sente dire, dal, se vi ricordate, dal Vegliardo, sono quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione, quindi anche gli altri dovranno faticare, ma non con lo spargimento del sangue e il sacrificio della vita. Però questo non vuol dire che esistono due categorie di redenti. I 144.000 e la moltitudine immensa sono comunque tutti dinanzi al trono di Dio e dell'Agnello. La dogmatica cristiana ha avanzato la tesi secondo cui, come già per i cori angelici, serafini, cherubini, sono tre volte tre, no? Anche per i beati esistono diversi gradi di gloria, secondo il merito conquistato in vita. Quanto più hai sofferto sulla terra, tanto più godrai in cielo. Così, per esempio, Dante Alighieri struttura il cielo della Divina Commedia, celebre è l'esempio, poi presente nel testo autobiografico di Santa Teresa di Gesù Bambino, secondo cui un bicchiere e un ditale saranno entrambi pieni d'acqua, nonostante il bicchiere contenga molta più acqua del ditale. Cioè il ditale potrà dire io sono pieno d'acqua, cioè di beatitudine, ma perché può contenere quello, il bicchiere ne contiene molto di più. I martiri sono quelli più vicini a Dio e questo è un dato inconfutabile. Concludiamo con l'ultima immagine. Vorrei rileggervelo il testo perché lo trovo stupefacente. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio, questa frase, guardate, ce la dovremmo ripetere spesso quando soffriamo. Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi, come la mamma quando asciuga le lacrime al bambino che piange con i grossi lacrimoni perché si è fatto male. È un'immagine conclusiva straordinaria. Figlioli cari, la tribolazione sulla terra è forte. Soprattutto nel tempo dell'Anticristo sarà una tribolazione come non c'è mai stata prima. Rimanere fedeli a Cristo nel tempo dell'Anticristo comporterà un martirio immenso. Si sarà sempre esposti alla morte senza mai morire, al pubblico ludibrio, alla condanna dei media. I poteri, quello economico, sociale, politico, culturale, religioso, con la falsa Chiesa e il falso Papa, faranno in modo che la vita cristiana sarà una preparazione al martirio, come dice Don Divo Barsotti, in particolare per la generazione dell'Anticristo. La tribolazione sulla terra, dobbiamo soffrire, ma vi ricordate San Francesco d'Assisi? Tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. E se proprio ci va male sulla terra, ci aspetta il paradiso. Impariamo dai santi questa certezza, ma deve essere una certezza, non una possibilità, è una certezza. Ci aspetta Dio. E allora abbracciare con pazienza, se non proprio con gioia, ma con pazienza sì, le prove della vita, le croci della vita, le malattie, i dolori, sapendo che questo che oggi ci fa soffrire domani produrrà una smisurata quantità di gloria in cielo. Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda. Voi sapete che questa è un'evocazione biblica, E non potete non saperlo, è chiaro che lo sapete, ed è commovente. Nelle asprezze del deserto Dio stende la sua tenda sugli ebrei accompagnandoli con la sua presenza, così Dio stenderà la sua tenda definitiva con gli eletti in cielo. Come gli ebrei avevano la Shekinah, la gloria, la Kavod Yahweh, la gloria di Dio con sé che li accompagnava nel deserto, così allo stesso modo gli eletti godranno della presenza di Dio. La tenda evoca il Sinai, evoca il deserto, no? La peregrinazione evoca la Shekinah, la presenza stessa di Dio, e richiama ciò che gli ebrei commemoravano nel deserto. Ed è proprio il tema del deserto che accompagna l'ultima beatitudine di questo passo qui. Perché fame, sete
e arsura ardente prodotta dal sole sono proprie di chi cammina nel deserto. La vita è presentata come un cammino nel deserto. La nostra vita sulla terra, non facciamoci illusioni, è un cammino nel deserto. E la vita è un deserto pieno di prove, ma alla fine si approda all'oasi, dove il refrigerio e il ristoro delle acque fanno realmente dimenticare le asprezze del cammino. L'esperienza dell'esodo, che però è anche esperienza di intimità con Dio, con un gioco narrativo a cui ci ha già educato Giovanni, ora l'agnello che compare quando si aprono i sigilli diventa lui stesso il pastore. L'agnello è il pastore. È un'immagine conclusiva di grande conforto. L'agnello pastore ora guida gli eletti, in terra, ma anche domani, nella patria del cielo. Non abbiamo nulla da temere, siamo in mani sicure. È un pastore che ci guida su pascoli di salvezza. Egli apre i sigilli, sostiene i martiri che passano attraverso la tribolazione per il suo nome. Egli infine li scorta perché bevano dopo il deserto, nelle oasi celesti, le acque limpide del paradiso. Nella sezione finale vedremo che quando i capitoli 21-22, quelli ultimi, si parla della venuta della Gerusalemme celeste, si dice che al centro di questa città tutta d'oro c'è una fontana dove vanno a dissetarsi gli eletti. Ecco, Gesù Cristo è lui questa fontana, dicono i padri della Chiesa. Noi arriveremo lì alla sua presenza, assetati, arsi dalle prove della vita, e l'agnello ci condurrà a bere le acque della vita eterna. Non vi è che un solo dominio per i beati, quello dell'agnello. Lui domina dappertutto in cielo. Tutto ruota intorno a lui. Tutto è ricolmo di lui, dell'agnello. L'agnello è tutto. È il paradiso, l'agnello. Dopotutto, con questa immagine così struggente di un'oasi eterna, dove si berrà, scortati dall'agnello per dissetare le tante seti della vita terrena, non viene un po' di sana nostalgia del cielo? Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Una zanzara.